Nell'episodio precedente tenterò di installare un mouse e avevo appiccicato con l'attack Windows 98 XP, Windows 2000, Windows Server 2003, NT4 su Mac. Ce n'ho a bidoni interi. Non è che non funziona, funziona, non funziona. Non è che funziona, non funziona. Control A, Control A, Control A, Control A. Ma come? Ma rimassassate. Perché tutte a me? Ma perché? Non è sicuramente colpa mia. Non ci avete capito una mazza? Non me ne frega un accidente. Vabbè, tanto uguale. Nell'episodio precedente tenterò di installare un RAID SCSI 0. Se installo il RAID SCSI e funziona subito bene, SMOR missing. Secondo me questa scheda SCSI non funziona. SMOR missing. Non funziona. Vediamo un po'. SCSI adapter Windows 98. Ecco, questo è compatibile. Faccio una proposta, 10 euro. Speriamo bene. E il controller è arrivato. Funzionerà questa volta? Bentornati nel bunker di MWVlog. Questo video questa settimana non era previsto, infatti dovevo fare una cosa che vedete qua dietro, uno spoiler, e però non è andata come pensavo perché mi servono delle cose per finire questo video, mentre nel frattempo è arrivato il controller SCSI che ho comprato l'altra domenica, quindi io direi di andare a fare l'unboxing e così magari riesco a portare a termine questo stramaledettissimo progetto. Vediamo cosa c'è dentro a questa scatola che mi è arrivata. Intanto la confezione sembra fatta un milione di volte meglio rispetto a quella che mi è arrivata l'altra volta. Questa sembra fatta molto più professionalmente e infatti non ci piove. Ora spero di non zapparla io. Allora mi collego ad una presa di terra. Ok. A vederla così sembra tutto a posto, no? Adaptec 2940. Per vediamo se questa volta ho più fortuna, eh? Se il controller funzionerà non lo so, ma è una cosa sicura, non possiamo fare a meno dei nostri cacciaviti di merda! Eccoli qui, andiamo a svitare tutte le vitine che servono per aprire il case. Qui è già tutto pronto, mi basta solo di inserire il controller qui dentro e provare. Come l'altra volta, tocco la massa. La massa. Massa. Così sono allo stesso potenziale del computer, poi prendo il controller e ce lo infilo dentro. Lo blocco con la vitina, scappa non si sa mai. Poi io provo a collegare i dischi su questa porta. L'altra volta mi è stato chiesto se c'è il terminatore, è qui il terminatore. Quindi a questo punto lo devo solo accendere, speriamo che vada. Start. Vediamo che fa. Intanto il computer è partito già qualcosa. Press Ctrl A e questo funziona. Oh, lo vedi? Questo è lo SMOR. È questo che Marco Angela di Super Quark l'altra volta tentava di spiegarci, vero Marco? Ed è esatto, in questo lungo episodio di Super Quark cercheremo di spiegare veramente che cosa è questo SMOR. Continuiamo la configurazione, vedere l'host adapter setting. Ok, qui è tutto a posto, ovviamente F6 reset, io faccio un F6 un reset anche se non ce ne fosse bisogno, lo faccio lo stesso, ESC, salva cambiamenti, SCSI disk utilities, è questo che ci interessa. E ora va a vedere se ci sono dischi collegati. Eccoli! Ta 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 ta! Questo sull'ID SCSI 7 è il controller. E questi sono i tre dischi. Ecco, io devo fare un RAID 0 di questi tre, ma l'avevo già configurato come RAID 0, quindi probabilmente lo dovrebbe trovare già da solo. Vediamo un po' cosa succede. Vediamo se li trova. SCSI ID0, Matrox, Matrox, Matrox. Trovati tutti e tre. E niente. Passato oltre. Vediamo se il computer parte regolarmente e anche la VMaster. La VMaster non mi sembra che abbia funzionato. DSP communication problem. Conflitto di memoria della VMaster con un'altra periferica PCI. Ora si inizia! Ora si inizia! Ora si inizia! Perché non è che se il controller SCSI funziona poi va tutto liscio come l'olio. No, E ora bisogna dargli i driver dello SCSI. Driver for DOS Windows 95, 98, NT35 e NT4. Ecco qua i driver. Qui c'è un bel problema. Non lo trova, non lo vede proprio. Riavvio del sistema. Ci abbiamo un bel problema. Secondo me questo controller non è in grado di creare un RAID. Né 0, né 1, né 2, né 5, né niente proprio. Ma te lo dico proprio io. Putta. La maia. Maledetta.
Non ci posso credere. Di tutti i controller scasi del mondo, sono andato a comprare quello che non fa il raid dei dischi. Cioè, mettere insieme tre dischi, quindi diventano tre volte più veloci messi insieme in un raid zero. Questo controller non lo fa. Non ci posso... Come è possibile? Come ho fatto? Vaffanculo, vaffanculo. Dato che ho un controller SCSI che funziona sotto Windows 2000, ho deciso di provare con questo sistema operativo. Ma prima di installarlo lo devo modificare in modo che il computer risulti standard PC. Quindi ho scompattato il file ISO e l'ho editato con Nlight. Questo è un programma che serve per customizzare l'installazione di Windows. E vedete che da questa schermata gli si può impartire di installarsi come standard PC. Questo è essenziale perché la WMaster funzioni in quanto non è una scheda plug and play. E poi si possono fare una valanga di altre modifiche. Comunque io ho salvato tutto in un nuovo file ISO, l'ho masterizzato e ho tentato l'installazione. Ma dopo aver buttato via 4-5 CD per cambiare le impostazioni del sistema operativo e dopo un giorno e mezzo di lavoro sono arrivato alla conclusione che questa cosa non la porterò mai a termine. Memory base sono a sega, questo via. Niente, la WMaster non è installata. No, via. Vaffanculo, non ne vale la pena. Basta, con l'interfaccia SCSI ho chiuso. Allora si fa un'altra cosa. Prendo tutto il computer e lo travaso in quest'altro case, che qui davanti c'è questa specie di schermo. Ci metto dentro uno di questi schermi LCD che c'ho qui, così lo uso per vedere il segnale video che entra dentro. Almeno qualcosa mi porta a casa. Allora, prendere tutto da qua e mettere di là si fa veramente in un attimo. Basta prendere tutto di qui e BOOM! Però ora il problema è andare a infilare il monitor qui dentro. Peccato per il controller SCSI, ma in fondo al video vi spiegherò meglio come mai ci sono impazzito così tanto. Comunque, questo che vado a fare ora sarà un lavoro definitivo, non ci tornerò più sopra. L'idea è di posizionare uno di questi monitor dentro al computer in modo che sia visibile dalla finestra che è sul frontale. Questi monitor hanno sia un ingresso VGA che un ingresso video analogico, quindi ci potrò vedere il desktop di Windows e l'uscita video della WMaster. Purtroppo nel case ce ne entra uno solo, ma tanto l'altro mi servirà per un altro progetto. A proposito, questo avvitatore Ryobi che mi ha spedito Michele Romano è perfetto anche come trapano, mica male. Ok, a questo punto il monitor è installato, vediamo se almeno questo funziona. Allora, qui ci ho montato il monitor e vedete ho incerottato tutte le parti metalliche perché quando lo chiudevo si vedeva tutta la cornice metallica, non mi piaceva, quindi l'ho tutto incerottato di nero così. Vediamo se funziona più che altro. Power. Si è acceso. Menu left, right, select. Oh, è al contrario. Porca puttana, è sotto sopra. Ma penso si possa ruotare l'immagine. E invece no, mi tocca ruotare proprio il monitor. Lo devo smontare. Però bello, devo dire. Sì, sì. Cioè, questa storia è partita male, veramente continua peggio. Non ne posso più, veramente. Comunque ho trovato un modo senza sbudellare totalmente tutto per invertire il monitor, quindi vabbè. Non lo faccio più, prometto, non lo faccio più. Ora che il monitor è messo a posto, devo collegare un cavo che mi permetta di collegare l'uscita VGA del computer a questo monitor. E per farlo, manca a dirlo, ho usato tutti i pezzi di recupero che ho trovato qui nel bunker. Vabbè, ma questa non è una cosa difficile, quindi l'ho installato, l'ho collegato e ora vediamo se questa cosa ha trovato una fine. Allora, a questo punto il computer dovrebbe funzionare direttamente con il monitor che ci ho messo dentro, senza nient'altro di esterno. Andiamo a vedere se funziona veramente così. E questo era il piano B, se non mi fosse riuscita questa storia dello SCSI, e infatti non ci sono riuscito, e andiamo a vedere come funziona. Windows 98! Quindi se lo chiudo, dovrebbe apparire il desktop di Windows direttamente qui, eccolo. Questo schermo arriva fino a 1024x768, però l'ho impostato a 800x600 perché è 5 pollici, altrimenti poi non vedo niente. E il programma della WMaster è utilizzabile senza problemi e si dovrebbe vedere anche direttamente da qui. Eccolo! E ovviamente se ora io apro qui e scambio, eccolo il video! No, che figata! Beh, però comunque così è veramente ganzissimo, eh!
Andrebbero messi dei tasti esterni poi magari, ma c'è soltanto questo punto qua dove mettere un tasto, quindi non lo so. Comunque è utilizzabile alla grande, senza dover collegare un monitor esterno. E questo mi sarà davvero molto utile quando lo vado a mettere poi dove ho tutte le mie apparecchiature video, perché questo io lo andrò a utilizzare per gestire tutti i vecchi tipi di nastro, per registrarli e per acquisirli. Quindi niente controller, niente RAID 0 che mi avrebbe permesso di sfruttare appieno la velocità dei tre hard disk scasi che volevo montare, e lo volevo fare più che altro per una curiosità mia, perché un computer così potente negli anni 90 io non me lo potevo certamente permettere, ed utilizzavo questa scheda V-Master per fare produzioni video su un hard disk IDE normalissimo. Quindi volevo vedere con degli hard disk straveloci che avrei potuto comprare negli anni 90 questa scheda V-Master come avrebbe funzionato. E questo video finalmente finisce qui, voi sarete contentissimi di saperlo, e mi raccomando, come al solito, restate sani!